Oggi vedremo insieme qual è il modo corretto per sciogliere il cioccolato. Ciao a tutti, io sono Nicole, benvenuti nella cucina di Unicorn Seed Cookies. Oggi vi faccio vedere due modi facili e corretti per sciogliere il cioccolato senza bruciarlo e senza rovinarlo. Lo faremo a bagnomaria e al microonde. Ti faccio vedere subito entrambi i metodi. Allora, qui abbiamo il nostro cioccolato, in questo caso è fondente. Il procedimento è lo stesso per tutti e tre i tipi di cioccolato, fondente, al latte o bianco. Allora, diciamo che il momento iniziale, se volete scioglierlo al microonde o a bagnomaria, è identico. Prendiamo la nostra tavoletta di cioccolato e la dobbiamo spezzare in pezzi più o meno piccoli. Allora, il cioccolato potete anche con un coltello andare a tagliarlo su un tagliere, ovviamente in pezzi più piccoli, oppure anche tagliarlo a metà. Qui ho il mio cioccolato, ora ne userò metà sciogliendolo al microonde e metà sciogliendolo a bagnomaria. Partiamo con il metodo a microonde. Allora, prendiamo un contenitore apposito per microonde, non lo utilizzo di vetro perché i comuni contenitori di vetro possono surriscaldarsi al microonde quando vogliamo sciogliere il cioccolato, per cui è meglio utilizzare uno di plastica apposta per il microonde. Non potete sbagliare perché dietro vedete il simbolo del microonde. Mettiamo il nostro cioccolato. Allora, mettiamo il cioccolato all'interno, chiudiamo e facciamo andare ad intervalli. Questa è la parte più importante. Quindi diamo i primi 15 secondi e poi fermiamo. Fermo. Prendo il cioccolato. Probabilmente, adesso davvero il cioccolato è molto poco, ma ai primi due intervalli di solito non noterete tanta differenza. Allora, gli do giusto una smossa, torniamo dentro, altri 15 secondi. È molto importante rispettare questi piccoli intervalli. Se voi metteste subito il cioccolato per un minuto a sciogliere, lo andreste a bruciare. Ecco, vedete, già comincia. Mescolo. Altri 15 secondi. Soprattutto al microonde, se voi non rispettate questi piccoli intervalli nello sciogliere il cioccolato, potreste bruciarlo. Quindi siate molto prudenti in questa cosa. Con grandi quantità di cioccolato, per dirvi, io alla bakery a volte ne sciolgo un chilo alla volta, potete anche impostare il timer per 30 secondi, però ripeto, solo con grandi quantità di cioccolato. Ed ecco, il cioccolato è sciolto. Eccolo qua, il cioccolato è completamente sciolto ed è pronto per essere utilizzato. Ora vediamo il metodo a bagnomaria. Per sciogliere in modo corretto il cioccolato a bagnomaria avremo bisogno di un pentolino, di una ciotola e dell'acqua. L'errore più comune che si compie in questo metodo, che è il più conosciuto, è quello di riempire e mettere troppa acqua nel pentolino. Voi dovete considerare che noi riempiremo di acqua il pentolino, ma l'acqua deve soltanto creare il vapore e quindi creare il calore che permetterà al cioccolato di sciogliersi. Non deve essere mai troppa, perché quando comincerà a bollire comincerà a risalire, come sapete, e noi non vogliamo assolutamente che l'acqua venga in contatto con la ciotola del cioccolato o che qualche goccia possa cadervi. Andiamo a mettere adesso il pentolino sul fuoco con la nostra ciotola. Vediamo subito come. Mettiamo il nostro pentolino, accendiamo il fuoco, mettiamo la nostra ciotola all'interno e direttamente il cioccolato.
Lo distribuisco in modo uniforme e ora aspettiamo che l'acqua cominci a bollire e quindi a creare il vapore. Vi faccio vedere. L'acqua comincia a bollire. Ecco qua, allora riuscite a intravedere qui, adesso vi faccio vedere, l'acqua sta bollendo, riuscite a vedere, ecco vedete si sta anche già cominciando a sciogliere il cioccolato, riuscite a intravedere attraverso il vetro che l'acqua sta bollendo qua, lo vedete? E non so se si vede, qui se avete messo troppa acqua in questa zona comincerà a fuoriuscire, proprio a fare degli schizzi a fuoriuscire, se così fosse... Non vi preoccupate, spostate momentaneamente la ciotola, attenti a non scottarvi, e andate a togliere un po' di acqua e rimettiamo la ciotola. Usate uno strofinaccio o una presina per toccare la ciotola perché ovviamente si sta surriscaldando anche quella. Se vedete, comincia a sciogliersi. Mescoliamo. Eccoci, il cioccolato è praticamente sciolto. Dovete stare attenti perché il vapore ovviamente fuoriesce da sotto e l'acqua. Quindi adesso spegniamo e siamo pronti ad utilizzarlo. Guardate che meraviglia. Ovviamente adesso che rimuovete la ciotola usate sempre le presine o uno straccio. Ecco qui il nostro cioccolato sciolto a bagnomaria. E questo era il modo corretto per sciogliere il cioccolato. Tu invece di solito quale metodo utilizzi? Utilizzi il bagnomaria oppure il microonde? Facciamo un breve sondaggio, scrivimi un commento qui sotto così vediamo qual è il metodo più frequente. Io devo dirti la verità, per praticità ormai lo sciolgo sempre al microonde perché lo trovo molto più semplice e molto più veloce. Bene, per oggi è tutto. Spero che questo tipo di video, che si distaccano un po' dalle ricette che vi propongo solitamente, ti piacciano e che siano interessanti. Ci tengo molto al tuo parere, quindi aiutami a capire se questo video ti è piaciuto lasciandomi un mi piace e un commento qui sotto. E se ancora non l'hai fatto, per non perdere nessuna delle prossime ricette, non dimenticarti di iscriverti al canale YouTube e alla pagina Facebook. Mi trovi anche su Instagram, sempre come Unicorn Seed Cookies, dove ti racconto un po' il dietro le quinte di quello che succede nei miei video e della mia vita qui in Inghilterra. Grazie di cuore per avermi fatto compagnia e ci vediamo presto. Ciao!